ritrovati, seconda puntata del calciogiovanile.com, il format interamente dedicato al calcio giovanile siciliano e palermitano. Avete ormai imparato a conoscerci, andremo ad analizzare insieme quello che è stato il weekend di allievi e giovanissimi regionali e lo faremo insieme al direttore sportivo della Vis Palermo, Flavio Pillitteri. Grazie direttore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Direttore, è stato un fine settimana positivo per voi, ora poi nello specifico andremo a vedere quelle che sono state comunque due vittorie. Sì, è stato un fine settimana abbastanza positivo, soprattutto dopo la prima giornata di campionato che ci aveva visto perdere sia con i giovanissimi che con gli allievi regionali. Fortunatamente questo fine settimana è andato abbastanza bene. Andiamo a vedere quello che è stato il weekend degli allievi regionali. Partiamo dal girone A, 1-0 in trasferta per l'Alba Alcamo sul campo del Monte Pellegrino, 1-0 in trasferta anche per la Garibaldina contro l'Aurora Mazara, 2-0 invece per la Folgore Selinunte contro la Juvenilia, 4-0 come dicevamo in trasferta per la Vis Palermo sul campo della Ludos Alcamo, 1-0 fuori casa anche per l'Atena sul campo del Città di Trapani, 5-1 tra Paceco e Corleone, 3-1 tra Panormus e Adrasto Mezzo Iuso. In testa alla classifica dopo due giornate a punteggio pieno ci sono Folgore Selinunte, Panormus, Atena e Garibaldina, quota 6 punti, poi 3 punti per Adrasto Mezzo Iuso, Paceco, Vis Palermo, Città di Carini, Juvenile e Alba Alcamo invece è a 0 punti ancora dopo due gare, Monte Pellegrino, Aurora Mazara, Animosa Corleone, Ludos Alcamo e Città di Trapani. Direttore, 4-0 fuori casa per la squadra allenata da mister Guida, che partita è stata la risposta che forse vi aspettavate dai vostri ragazzi? Sì, è stata una risposta che ci aspettavamo dai nostri ragazzi perché, come abbiamo detto già in precedenza, la scorsa settimana abbiamo perso 3-0 la prima partita, non siamo scesi in campo, però già dalla partita di sabato si è visto che i ragazzi hanno approcciato la partita in maniera totalmente diversa. Non è mai facile giocare nei campi del Trapanese, specialmente ad Alcamo. È stata una buona partita, i ragazzi hanno combattuto e lottato fin dall'inizio. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, ma avevamo creato una marea di occasioni da gol. Nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccarci e poi, come hai detto bene prima tu, 4-0 fuori casa è un risultato che fa sicuramente piacere. L'obiettivo adesso è quello di proseguire su questa lunghezza d'onda dopo questa vittoria che avete ottenuto? Sì, l'obiettivo sicuramente è quello di far sempre meglio, di proseguire tutta questa lunghezza d'onda. I ragazzi sanno che comunque sia l'obiettivo primario è quello di far sicuramente meglio dell'anno scorso. Poi se dovesse arrivare qualcosa di positivo, come tutti ovviamente speriamo, dico ben venga. Per quanto riguarda invece il generale, insomma, dopo queste prime due giornate, vista la sua esperienza, che livello ha visto di calcio? Ha visto qualcosa in più, qualcosa in meno rispetto all'anno scorso? Secondo lei si può, e dove eventualmente dove si può migliorare ancora? Il trend sicuramente dal punto di vista tecnico dei campionati, a mio avviso, è in calo già da qualche anno. Anche in queste prime giornate non ho visto chissà cosa. Sicuramente dico quello che c'è da fare a mio modesto avviso è che le scuole calcio dico devono sempre più lavorare dal punto di vista tecnico sui ragazzini. Per quanto riguarda invece sempre le girone A degli allievi regionali, la Panormus ha vinto per 3-1 sul campo, in casa contro l'Adrasto Mezzo Iuso per la felicità di mister Rino Sanfratello. Allora andiamo ad ascoltare le sue parole. Dopo la vittoria in trasferta arriva pure la vittoria interna con il Mezzo Iuso. Che gara è stata? Abbiamo tenuto quasi sempre il pallino del gioco, creando 7-8 palle gol e realizzandone 3, di cui 2 sul rigore. Però non abbiamo sofferto quasi mai, l'unico calcio d'angolo che abbiamo concesso loro ci hanno fatto gol. Abbiamo preso gol su pallina attiva nuovamente. Queste sono le cose che dobbiamo correggere durante gli allenamenti, durante la settimana. Sembra che nel girone la Panormus, soprattutto dopo queste due vittorie, non sia la squadra da battere. La squadra da battere resta l'Atena, che sono i detentrici del titolo, sicuramente saranno organizzatissimi. Noi siamo arrivati l'anno scorso in semifinale e vogliamo migliorare il traguardo che abbiamo ottenuto lo scorso anno. Lo scorso anno, quest'anno è cambiato il regolamento. Sì, quest'anno la prima passa direttamente, mi sembra. E quindi l'obiettivo sarà arrivare sicuramente primi. E lotteremo con l'Atena, con la Garibaldina, Folgore, Castelvetrano e anche il Mezzo Iuso, che era un'ottima squadra. La prossima gara? La prossima gara andiamo ad Agrigento, giochiamo con l'Atena, quindi è subito uno scontro diretto, fuori casa. Cercheremo di non perdere, dai. Alla fine l'obiettivo è sempre quello di
piazzare i giovani, cioè più che la vittoria finale? Com'è sì, andata? L'obiettivo è piazzare i giovani, squadre professionistiche che ti possano valorizzare i ragazzi. Se dobbiamo piazzare giovani squadre che non valorizzano e cose, ce li teniamo noi e sicuramente hanno più visibilità da noi. Se dobbiamo dare un ragazzo, dobbiamo dare in una squadra che fa un campionato di vertice. Non possiamo dare ragazzi che fanno un campionato nazionale o professionistico che arrivano ultimo o penultimo. Quindi no, ce lo teniamo noi e giochiamo per vincere noi. Una battuta anche sui giovanissimi, abbiamo parlato con due ragazzi che anche loro hanno vinto due partite. Insomma, il movimento Panormus anche quest'anno. I giovanissimi siamo ripartiti da zero perché avevamo pochi elementi 2001. E quest'anno mister Bonafede è stato bravo a fare un ottimo gruppo, siamo al preparatore Napoli, sono un'ottima squadra che fanno divertire, quindi consiglio a tutti di venire a vedere a giocare. Gli allievi non giocano tanto bene ancora, ma i giovanissimi giocano bene. Abbiamo analizzato il girone B degli allievi regionali, il girone A degli allievi regionali, adesso spostiamo il focus sul girone B, andiamo a vedere insieme quelli che sono stati i risultati di questa seconda giornata. 1-1 tra Nerazzurra e Fincantieri, 1-0 in trasferta per il Calcio Sicilia contro il Punto Rosa, gol di Loverso 10 minuti dalla fine, 2-0 per il Tommaso Natale in casa contro la Cantera Ribolla, 1-0 in trasferta invece per il Borgonuovo contro l'ATF, 1-0 anche per il CEI sul campo del Pro Villabate, 3-1 fuori casa per la Free Time contro la Promo Sport Barcellona e 1-0 fuori casa anche per il Monreale contro la Futura. 6 punti in classifica ce li hanno dopo queste prime due giornate soltanto Free Time e Borgo Nuovo, poi a quota 4 punti invece Sport Village, Tommaso Natale, Calcio Sicilia e Nerazzurra, 3 punti per Pro Villabate, Cantera Ribolla, Ficarazzi, CEI e Monreale, 1 punto per la Fincantieri. Chiudono invece la classifica a quota 0 punti Promo Sport Barcellona, Futura, Punto Rosa e TF. In questo girone forse c'è più equilibrio rispetto al vostro, direttore? Sì, apparentemente c'è meno più... spaccato, ecco, rispetto c'è, a... c'è più equilibrio sicuramente. E poi ho notato che comunque ci sono alcune squadre che mi hanno sorpreso, come la Nerazzurra che già dopo due giornate ha 4 punti, ha avuto un buon inizio di campionato, mentre mi sorprende negativamente il Punto Rosa, perché le squadre del Presidente Dodi sono sempre state delle ottime squadre, quindi magari quest'anno hanno avuto una partenza lenta, ma sono sicuro che comunque sia riuscito a costruire una buona squadra. Per quanto riguarda invece questa costruzione nuova dei gironi, c'è un girone in meno, quindi c'è più competitività forse fra le squadre, è la strada giusta secondo lei questa da seguire? Penso di sì, penso che sia la strada giusta, anche perché avere un livello dei gironi e quindi del campionato più equilibrato penso sia più bello sia per chi vede che per i ragazzi che ovviamente giocano le partite, penso sia una cosa positiva. Assolutamente sì, abbiamo parlato del primo successo stagionale del Monreale sul campo della Futura, andiamo ad ascoltare allora le parole di mister Tarantino. Allora, ti faccio subito una prima domanda, mister, ti chiedo, avete vinto 1-0 a Brolo, che partita è stata? Combattuta e meritata, poi per essere molto semplificato. Hai visto in campo però la reazione della tua squadra dopo la prima giornata? Era quello che insomma ti aspettavi? Senza ombra di dubbio, sì. Ho visto una squadra completamente diversa, sotto l'aspetto mentale, dell'approccio alla partita, della responsabilità di quello che era successo nella prima partita di campionato, ecco. Anche perché ribadisco. Su che cosa hai lavorato in settimana per vedere una squadra un po' trasformata? Soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché parecchi hanno delle buone qualità, però non le avevano messe a dovere in campo. L'obiettivo ora è giocare su questa striscia? Ma senza ombra di dubbio sì, più che continuare è dare conferma a quello che di buono hanno fatto vedere loro a Brolo, che è stato importante, diciamo, anche per loro stessi capire che il calcio bisogna affrontarlo in una certa maniera e non ti regala niente nessuno. Senti mister, ti faccio un'altra domanda, tu parlavi della prima giornata e della reazione che c'è stata della tua squadra, nella prima giornata ci sono state due maxi squalifiche per i tuoi giocatori, ma come? Difatti. Guarda, se me lo chiedi così, per me non è successo nulla, forse nei campi di maggiore categoria ne succedono di gran lunga e di gran peggio. Siamo incappati in un arbitro ancora più giovane dei ragazzi che giocavano in campo, chiaramente è il capitano che è stato squalificato
fino al 15 febbraio, visto che tutti quanti dalla panchina alla tribuna in campo cercavano di fermare l'azione con l'arbitro, evidenziando che c'erano due nostri giocatori a terra, mentre l'arbitro dice no, continuiamo l'azione, e poi i mesi sono fermati e gli avversari sono andati a fare gol. Quindi è stata una reazione istintiva, ma nessuno, e ripeto nessuno, ha mai messo una mano addosso all'arbitro, assolutamente. Saranno due assenti che passeranno? Come tutti i ragazzi giovani, chiaramente erano due buoni elementi che facevano parte di un gruppo che sta crescendo. Perché ripeto, noi siamo partiti in ritiro che non avevamo quasi nessuno e oggi abbiamo 28 ragazzi iscritti che hanno voglia di imparare un calcio. Stop! La convenienza è solo qui. Sconti del 50% per rinnovo esposizione. Alta qualità a basso prezzo. Finanziamenti a tasso zero fino a 30 mesi. Gaspare Mazzola Arredi, via Papa Sergio 12 a Palermo. Zona Arenella di fronte Villa Igea. Telefono 091 54 66 21. Passa a TIM, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi TIM Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di via Orsa Minore 123 e via Notar Bartolo 3-G. Primo successo per il Monreale e primo successo anche per il CEI di mister Buffa, che ha vinto 1-0 sul campo della Pro Villa Abate. Allora andiamo ad ascoltare le parole di mister Buffa. L'esordio non è andato tanto bene per l'esordio della sconfitta, però ieri vi siete rifatti vincendo fuori casa a Villa Abate. Sicuramente è stata una bellissima risposta rispetto alla sconfitta fatta alla prima giornata e ho trovato una squadra diversa, gli uomini erano uguali, ma la squadra ha percepito per bene tutta la settimana dove abbiamo parlato tanto oltre l'allenamento che si è fatto, ma poi si è parlato tanto per capire dove potevano essere i problemi e dove possono essere ancora tuttora i problemi, insomma. E così abbiamo risolto una partita difficile, perché anche il Villa Abate, come il Nerazzurra, che è stata due squadre che comunque daranno filo da torcere a tutte le società sicuramente. È stata una partita dura perché il vostro portiere è stato, diciamo, molto impegnato e risultato alla fine tra i migliori in campo. Devo dire che quest'anno, anche l'anno scorso fondamentalmente, diciamo, abbiamo dei portieri e poi Schillaci comunque abbiamo fatto un grosso salto di qualità, non c'è dubbio. Abbiamo anche l'altro portiere 99 che l'anno scorso ha fatto con me tutto il campionato con il 98, è infortunato e quindi in questo momento è fermo. E ci godiamo Schillaci, che anche il reparto difensivo sicuramente rassicura un po' tutta la retroguardia. Quest'anno il CEI forse è la società che ha fatto più cambiamenti anche a livello di staff, dirigenziale, eccetera. Siete, diciamo, addetti di tutti, noi che giriamo un po' i campi, cose, diciamo, siete aspettati al varco un po' da tutti per capire come sarà questo CEI, la squadra da battere, che effetto fa questa cosa? Ma devo dire che è vero, lo sento anche io questa cosa, noi abbiamo sempre lavorato allo stesso modo, qua non è cambiato niente, è chiaro che con mister Calafiore, mister Stampino, che insomma non sono qua io a presentarli, visto che comunque lo conoscono in tutta la Sicilia e non, e sicuramente siamo migliorati anche in questo. Il lavoro è lo stesso, stiamo cercando di programmare qualcosa, di fare qualcosa in più rispetto agli altri anni, perché con tanti iscritti qui a Scuola Calcio, con la giusta programmazione, secondo me potremmo diventare una vera realtà palermitana. Quest'anno cambia un po' le regole, quella per esempio l'anno scorso voi avete eliminato il calcio di Cile che era arrivato prima, quest'anno è cambiato, forse diciamo è giusto così. Ma io credo che
non lo diciamo dall'anno scorso, era anch'io, secondo me era assurdo che una squadra vinca, come giusto come in tutti i campionati, dalla Serie C alla B, è giusto che chi vince, dico, e ovviamente accede alle altre fasi regionali. L'anno scorso le partite sono proprio partite strane e particolari, i playoff, i ragazzi ancora sono dei ragazzi comunque in una fase di crescita, e queste partite magari le puoi steccare anche con poco. Quindi quest'anno si è cambiata formula, forse siamo stati noi a dare una svolta a questa in federazione, però insomma, noi sicuramente non saremmo la squadra che probabilmente vincerà il campionato, però come gli altri anni che c'erano 8 squadre e non diremo la nostra, speriamo di arrivare fino alla fine, insomma, e poi ai playoff si vedrà cosa può succedere, ecco. Dai allievi, adesso passiamo ad analizzare quello che è stato il weekend dei giovanissimi regionali. Partiamo dal girone A, quello che vi vede impegnati. Direttore Velliteri, successo per 3-1 fuori casa della Panormus sul campo dell'Alba Alcamo, 5-0 per l'Animosa Corleone contro il Borgonuovo, 2-2 tra Trapani e Fincantieri, 4-2 invece per l'Accademia Sport Trapani contro la Nerazzurra, 1-0 per lo Sport Village Tommaso Natale contro la Cantera Ribolla, 2-1 invece per la Vis Palermo contro il Città di Carini, 1-0 per il CEI contro il Trapani. A 6 punti dopo 2 giornate ci sono soltanto CEI, Panormus e Tommaso Natale, poi seguono a ruota la Fincantieri a quota 4, Animosa Corleone, Accademia Sport Trapani, TF, Città di Carini, Città di Trapani, Vis Palermo a quota 3 punti, il Trapani invece c'ha soltanto un punto in classifica, e poi 0 punti per Cantera Ribolla, Borgonuovo, Nerazzurra e Alcamo. Direttore, che partita è stata anche questa? Avete vinto, una bella vittoria per la squadra di Mister Colombo. Sì, è stata una bella vittoria. I ragazzi sono entrati in campo sin dall'inizio col giusto pio. È stata una partita comunque combattuta. Siamo passati dopo 20 minuti in vantaggio sull'1-0. Abbiamo raddoppiato nel secondo tempo. Poi ci siamo un po' complicati la vita perché i ragazzi del Città di Carini, che hanno una buona squadra, comunque spingevano sempre più. L'arbitro ha decretato un calcio di rigore. A 10 minuti alla fine siamo entrati un po' in sofferenza, ma è stata comunque una bella partita, una partita combattuta. Siamo estremamente contenti appunto di questa vittoria e di come il Mister Colombo sta allenando la propria squadra. Però sono quelle vittorie che servono un po' anche a dare morale, visto che anche con i giovanissimi venivate da una sconfitta dopo la prima giornata, no? Sì, sono le vittorie che servono, sono vittorie che danno morale e che sicuramente fanno capire comunque il valore di questa squadra, che è una squadra che lotta, non molla mai. Come spesso si dice appunto nel calcio, le squadre magari che partono un po' più lente e portano poi con più difficoltà, poi danno molte soddisfazioni. Anche in questo caso le chiedo, che obiettivi vi siete fissati con i giovanissimi? Gli obiettivi che ci siamo fissati, non abbiamo fissato proprio degli obiettivi chiari. Sicuramente, essendo una squadra nuova, quello che ci siamo prefissati è che i ragazzi comunque possano arrivare quanto più in alto in classifica e che sicuramente la crescita di questi ragazzi sia costante e che comunque riescano a ottenere dei risultati ottimi. A proposito di ragazzi, insomma, con lei è facile parlarne. Nel Palermo Primavera adesso sta spiccando per le sue qualità Simone Lofasso, che forse non tutti lo sanno, è un calciatore che è cresciuto però alla Vis Palermo. Sì, Simone è un calciatore che è cresciuto alla Vis Palermo. Il Palermo lo prese dalla Vis Palermo proprio su segnalazione di Mister Tutrone. Simone ovviamente oggi è arrivato alle soglie della prima squadra in Primavera. Sì. È un ragazzo talentuoso, siamo contenti come Vis Palermo che ci sia qualcuno che a quei livelli, diciamo, ci rappresenti, perché per noi Simone è sempre di casa alla Vis Palermo e siamo estremamente contenti che... Com'è fuori dal campo? Raccontiamo anche come sono questi ragazzi. Noi parliamo sempre dell'aspetto tecnico, dei risultati, però come sono questi ragazzi fuori dal campo? Parliamo sempre di ragazzi, insomma. Esatto, un ragazzo come tanti altri ragazzi della sua età,
un ragazzo che ovviamente frequenta la scuola, un ragazzo a cui piace stare con i propri amici, uscire, e comunque diciamo io lo vedo già come un professionista, perché non è un ragazzo che fa tardi la sera. Questa fa la differenza. Esattamente, non è un ragazzo che fa tardi la sera, è un ragazzo che si allena in maniera seria, e questo per una persona che gioca a calcio, per un giocatore, è molto importante. Assolutamente sì, 6 punti in classifica dopo 2 giornate per la Panormus con la categoria giovanissimi. Andiamo ad ascoltare le parole del loro allenatore. Al fine di 2 partite di campionato, 2 vittorie. Innanzitutto raccontaci che partite sono state queste. Allora, la prima l'abbiamo giocata contro la Vis e la seconda contro l'Albalcamo. Abbiamo vinto 1-3-0 e 1-3-1. Quella contro l'Albalcamo è stata in trasferta. Abbiamo vinto... credo meritatamente, anche se contro l'Albalcamo il primo tempo abbiamo giocato un po' male, però nel secondo tempo poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto i 3 gol. Quindi 6 punti in 2 partite, dove vuole arrivare questa Panormus? Speriamo in alto, noi cerchiamo di arrivare più alto possibile. Tu sei difensore, in 2 partite avete subito soltanto un gol, segno sì. Che state lavorando bene. Sì, molto, no? Sì. Cosa vi ha detto il mister dopo la partita? Dopo la partita con la Baca siamo stati bravi, un buon secondo tempo. Come difensore chi è il tuo idolo? Il giocatore a cui vorresti somigliare? Mio? Chiellin. Prossima partita? Contro il Trapani Calcio in casa. Sarà una partita molto dura, speriamo di vincerla come le altre 2. Tu hai già fatto 2 gol in 2 partite, quindi aspetti il terzo gol. Speriamo bene. E chi ha esperienza da vendere per quanto riguarda la categoria giovanissimi, ma anche per quanto riguarda la categoria allievi, e ovviamente non solo, è Franco Sampino, che adesso allena il CEI. Allora andiamo ad ascoltare le sue parole, un giudizio in generale sul commento sul periodo del calcio professionale, del calcio giovanile siciliano. Mister Sampino, ti abbiamo lasciato alla fase finale degli allievi regionali con il calcio Sicilia, ti ritroviamo circondato da bambini al CEI. Cosa è successo in questo momento? No, niente di particolare, intanto ne approfitto per ringraziare tutta la dirigenza, i presidenti del calcio Sicilia, dove ho trascorso degli anni veramente meravigliosi, dove mi hanno dato la possibilità di lavorare veramente alla grande con un gruppo di ragazzi e di genitori fantastici e meravigliosi. A fine anno, era 4 anni che ero con loro, di comune accordo si è presa una decisione, cioè avevo detto che magari avevo bisogno un attimino di cambiare aria, perché avevo dato veramente tutto nel corso di questi 4 anni. Parlando con Enzo Casula, che ha avuto questo piacere di avermi qua, sono venuto qua a cercare di divertirmi prendendo 2 gruppi di piccolini, di modo che li faccio crescere. Comincia un ciclo, quello che è stato aperto e chiuso. No, io a dirti la verità volevo gruppi di bambini piccolini, perché avevo bisogno veramente di rilassarmi dopo 19 anni di Palermo e 4-5 anni a Calcio Sicilia, dove ho dato veramente tutto di me stesso. Avevo chiesto ad Enzo di darmi, lui mi ha dato un gruppo di 2005, alleno anche un gruppo di 2002 che sono giovanissimi sperimentali. Quindi magari là ci sarà un attimino più di impegno per via della categoria, non lo so, sicuramente un biennio, poi vedremo. 2 paroline sul CEI, che quest'anno sembra in fase di rinnovamento. No, ma dico che nel corso degli ultimi anni il CEI sta facendo molto bene, anche l'anno scorso purtroppo siamo incappati in una partita maledetta dove ci hanno eliminati, sono arrivati in fondo. Dico, è una realtà che ci sta mettendo veramente in mostra, ci sono adesso tecnici interessanti, anche ragazzi interessanti, quindi una scuola che si sta mettendo veramente in mostra. A proposito di quella partita maledetta vista da quel lato, quest'anno il regolamento è cambiato. Finalmente... Aspettavano che perdevamo noi per cambiare il regolamento. Comunque è giusto che sia così, perché non era possibile un regolamento fatto in quel modo. Da
dal girone A al girone B dei giovanissimi regionali. Andiamo a vedere insieme quello che è il quadro completo dei risultati di questa seconda giornata. 2-0 per la Garibaldina contro l'Aurora Mazara, 1-0 in trasferta invece per il Dattilo Noir contro la Don Carlo Misilmeri, 3-0 fuori casa per lo Sport Club Marsala contro l'Atena, 7-0 per la Provilla, per il Palermo contro la Provilla Abate, trascinato da un ottimo Prestiani, autore di una doppietta, ma non solo. Poi 2-0 per la Fortitudo Bagheria contro l'Iccarenza, 6-1 fuori casa per il Calcio Sicilia contro la, la Profi Carazzi, e poi 4-1 invece per il Renzolo Piccolo contro il Paceco. 6 punti in classifica dopo due giornate per lo Sport Club Trapani e per Renzolo Piccolo, 4 punti a testa per Palermo, Calcio Sicilia e Dattilo, poi 3 punti per Fortitudo Bagheria, Paceco e Garibaldina, 1 punto per Folgore Selinunte, Aurora Mazara, Iccarenze, Atena e Profi Carazzi, 0 punti invece in classifica per la Don Carlo Misilmeri e la Provilla Abate. Anche in questo caso, direttore, mi sento di dire che insomma c'è più equilibrio in questo girone qui che nel vostro, forse? Sì, c'è parecchio equilibrio. Stavo guardando con te la classifica e vedo che a 0 punti ci sono solamente al momento due squadre. Un girone abbastanza equilibrato, due squadre a punteggio pieno, altrettante dico a 4 punti, un girone abbastanza equilibrato. C'è il Palermo che forse insomma un po' la squadra che darà filo da torcere a tutte quante, perché sì, ovviamente essendo il Palermo insomma ha delle qualità almeno sulla carta superiori alle altre. Sì, perché comunque ha la possibilità di pescare i migliori ragazzi, esatto, e quindi è normale che sulla carta abbia più qualità rispetto alle altre squadre. 4 punti in classifica per il Calcio Sicilia dopo il pareggio tra l'altro nella prima giornata per 3-3 proprio contro il Palermo. Adesso invece è successo per 6-1 sul campo della Profi Carazzi. Ascoltiamo le parole del direttore sportivo Carmelo Buongiorno. Direttore, che weekend è stato? È un weekend positivo, sono arrivate le prime, la prima vittoria sia per gli allievi che per i nostri giovanissimi su campi difficili, perché gli allievi hanno giocato contro il Punto Rosa in un campo dove tutto si può fare tranne che giocare a calcio. È finito 1-0, alla fine col di Roverso ci ha portato questi 3 punti. I giovanissimi invece hanno vinto con largo margine contro il Profi Carazzi fuori casa 6-1. È arrivata la prima vittoria, speriamo che sia le prime vittorie di una lunga serie, ecco, mettiamolo così. Possiamo dire che per gli allievi c'è stata una risposta positiva a quello che era stato il 2-2 della settimana scorsa contro il Sommato Natale? Sì, era quella di sabato scorso, è stata una partita, come ebbi modo già di dire in interviste precedenti, è stata una partita molto nervosa perché le squadre sono due big del girone, per cui ci tenevano entrambe a non lasciare punti. È finita 2-2 in una brutta gara secondo me. La risposta è arrivata perché ci si aspettava una prestazione diversa da quella di sabato, ripeto, in un campo difficilissimo, in un campo di dimensioni piccole dove i rimbalzi erano falsati dal tipo di terreno, però i ragazzi a 10 minuti dalla fine hanno trovato questo gol e l'hanno portato in porto. L'obiettivo ora è continuare su questa strada? Sì, già sabato abbiamo una partita difficilissima per quanto riguarda gli allievi contro la Freetime, che mi dicono che è una buonissima squadra. Giochiamo qui a Pisani e speriamo di continuare con un'altra vittoria. Anche i giovanissimi hanno una partita impegnativa contro la Folgore Selinunte, giochiamo qui a Pisani, la squadra si sta preparando bene, l'unica notazionata per quanto riguarda i giovanissimi è l'infortunio di Lombardo nella prima gara contro il Palermo, e oggi sapremo l'entità dell'infortunio al ginocchio perché sottoporrà l'esame diagnostico alla risonanza magnetica, speriamo che non sia nulla di grave. E queste erano dunque le parole del direttore sportivo del Calcio Sicilia, Carmelo Buongiorno, che ha parlato così del weekend positivo sia della formazione allievi che della categoria giovanissimi. Direttore, abbiamo parlato anche del vostro weekend positivo, Vis Palermo, che si continua ad allargare, insomma. Sì, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di aprire un altro punto nostro all'interno del TC2. Siamo soddisfatti per il lavoro che da qualche anno a questa parte stiamo svolgendo. All'interno del TC2 abbiamo dei tecnici qualificati, il responsabile è Salvo Richichi, c'è gente diciamo di levatura tecnica importante come De Bellis e Biagini, che sono due maestri di calcio. C'è il supporto di Pamela Conti, che noi tutti conosciamo. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo.
Per quanto riguarda invece il calcio giocato, nella prossima giornata, insomma, che cosa si aspetta, che partite si aspetta e che messaggio si aspetta dalle sue due squadre? Allora, la prossima giornata noi con gli allievi regionali riposeremo, quindi non mi aspetto lì nessun segnale. Mentre con i giovanissimi andrò a giocare su un campo difficile che è quello dell'Alba Alcamo. Mi aspetto che i ragazzi continuino sulla falsa riga della scorsa partita, quindi ovviamente mi aspetto una vittoria. Assolutamente sì, grazie al direttore sportivo della Vis Palermo Flavio Pillitteri per aver accettato il nostro invito e in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della grazie, stagione. Grazie, crepi il lupo e grazie ancora per lo spazio che dedicate ai nostri giovani. Grazie, grazie, ovviamente complimenti che giriamo alla redazione. Questo era l'ultimo approfondimento di oggi dal calciogiovanile.com. Vi ricordo che potete mettervi in contatto con noi inviando una mail all'indirizzo info@ilcalciogiovanile.com oppure chiamando il 347-1636-449. L'appuntamento con ilcalciogiovanile.com torna la prossima settimana. Un caloroso saluto da Riccardo Gatto.